Eccoci al nostro abituale appuntamento per riferire quanto l'amministrazione quanto compie e quanto è stato fatto in questi giorni. Abbiamo avuto questo importantissimo incontro al Teatro Civico con i Vercellesi per spiegare come con la presenza dell'architetto Kipar quali i progetti, soprattutto focalizzando quella che è questa volontà di dare maggiori servizi, maggiore presenza di verde, più spazi comuni, più capacità di accoglienza della nostra città e quindi il piano della Viale Garibaldi che rimarrà immutato come viabilità, ma che vedrà un grande impegno per farlo molto più bello, molto più fiorito, con la possibilità di passeggiare in sicurezza con un ingresso della città che sarà sempre davvero poi considerato di grande impatto, di grande piacevolezza. E gli altri interventi sono proprio sulle case di via Dante, via Viotti, via Galeo Ferraris, quindi un recupero di tutto il patrimonio edilizio di residenzialità pubblica, del patrimonio del comune e quindi anche qui una trasformazione in 52 alloggi di classe A1 per una migliore qualità della vita e sicuramente un miglioramento dell'abitare, quindi una politica delle inclusioni che la nostra amministrazione ha con attenzione al welfare, con attenzione all'inclusione, con attenzione a chi ha le necessità, ma anche poi la parte di attenzione all'ambiente che viene messa in grande evidenza. Siamo stati dati quei chiarimenti anche per fugare quelle preoccupazioni dei parcheggi, in quanto si è riusciti a dare le stesse risposte nei luoghi di immediata vicinanza, quindi senza immaginare degli allontanamenti dal centro, che era quello che non vogliamo, perché vogliamo comunque che ci sia la comodità, che ci sia anche per l'attenzione per le esigenze del commercio e di quelli che sono gli scambi e i servizi dei nostri cittadini. I lavori vanno avanti in Piazza Roma, questa viabilità che è stata molto studiata perché si possa lavorare soprattutto in un periodo di minor traffico come questo del periodo estivo si sta correndo proprio per arrivare poi a liberare tutta una serie di passaggi e di viabilità nel periodo quando riprenderanno le scuole e quando ci sarà sicuramente maggior traffico. È un'opera che era assolutamente necessaria perché la pavimentazione via Roma non reggeva più il traffico per il peso, quindi c'è tutta una lavorazione e anche in quel caso una sistemazione migliore del verde che farà la prima accoglienza da chi arriva alla stazione per poi fare appunto la Piazza Roma, il Viale Garibaldi e il centro cittadino. Si va avanti in tutte le altre iniziative di progetto, nelle gare, nelle lavorazioni, sono iniziati i lavori alla Collodi, al cantiere di via Natale Palli, al cantiere via Olcenengo, quindi tutte lavorazioni che stanno procedendo e che ci vedono molto, molto impegnati, i lavori di Corso Avogadro di Quaregna, dove verrà questo grande viale alberato, anche in questo caso con una viabilità a raso e con tutta questa necessità di correre per dare i minori disagi possibili alla nostra cittadinanza. Nel frattempo l'estate è con questo caldo, raccomando alle persone di non esporsi nel periodo delle ore più calde, di bere molta acqua, di fare attenzione, di non fare sforzi alle alte temperature e di dare soprattutto attenzione alle persone anziane, alle persone che hanno delle fragilità, proprio perché questo è un periodo particolarmente duro per le temperature. Adesso arriveranno qualche temporale, speriamo davvero di migliorare un po' la nostra situazione per il clima che è stato veramente torrido. Sono in corso, in attività i Luna Park, il 27 ci saranno i consueti, abituali fuochi artificiali e quindi la sera del 27 noi abbiamo proprio il piacere di avere questa manifestazione. I nostri musei sono impegnati per dare il meglio, quindi abbiamo al Borgogna
l'arte si fa sentire con il quartetto che verrà a dare questa sera un importante contributo per la cultura e la grande musica. Mercoledì il nostro Museo Leone parlerà delle prime cattedrali di Vercelli, quindi un'attenta disamina della nostra storia, quindi un approfondimento così importante storico della nostra città di Vercelli. Musa sta andando avanti, il grande successo che c'è stato dei Bundabash, ma si continua adesso con Gabri Ponte, con i Black Blue Brothers, con il jazz di grande importanza, serate sicuramente piacevoli che ci daranno modo di vivere la nostra Vercelli nel migliore dei modi. Ricordo che si sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico della nostra scuola Vallotti, quindi mi raccomando, guardate anche sul sito perché è importante per quello che può essere poi la nostra grande storia della scuola di musica comunale Vallotti, che continua ad avere tanti allievi, tante partecipazioni, e quindi chi fosse interessato, le iscrizioni sono aperte. Quindi speriamo davvero che nel weekend ci sia un po' più di temperature sopportabili e continuiamo nelle nostre attività.